Oggi apriamo il nostro radiogiornale parlando di un grande poeta di questa provincia, Gesualdo Bufalino. Quest'anno ricorrono i 100 anni dalla nascita. Gesualdo Bufalino è nato a Comiso il 15 novembre del 1920, dove ha sempre vissuto. Il poeta Gesualdo Bufalino si è rivelato tardivamente al mondo letterario, grazie soprattutto al lancio fatto dall'amico Leonardo Sciascia con il breve romanzo Diceria dell'Untore. Nel 1981 fu vincitore del premio Campiello. Vinse anche nel 1988 il premio Strega con il romanzo Le menzogne della notte. Morì il 14 agosto del 1996 in un tragico incidente tra Vittoria e Comiso. Chi lo ha conosciuto bene e ci ha lavorato fianco a fianco è stato l'onorevole Pippo Di Giacomo, oggi presidente della Fondazione Bufalino, che in questa intervista rilasciata al nostro Piero Giunta racconta il suo amico e maestro Gesualdo Bufalino. Ascoltiamo l'onorevole Pippo Di Giacomo. Oggi volentieri facciamo quattro chiacchiere con l'onorevole Pippo Di Giacomo, presidente della Fondazione Gesualdo Bufalino. Il 2020 è l'anno dei 100 anni dalla nascita di Gesualdo Bufalino. Naturalmente la città lo sta ricordando con degli eventi. La domanda è questa: cos'è stato Gesualdo Bufalino per la città di Comiso e cos'è stata la città di Comiso per Gesualdo Bufalino? Sì, quest'anno ricorre il centenario della nascita di Gesualdo Bufalino e la Fondazione aveva preparato una serie di avvenimenti, incontri, mostre, presentazione di volumi, edizioni speciali di opere del nostro grande scrittore, però purtroppo per i motivi che sarebbe effettivamente superfluo ricordare. Adesso tutto viene rimandato a data da destinarsi. Comunque, insomma, dirigere e essere il presidente della Fondazione Bufalino, che è una delle istituzioni culturali più prestigiose d'Italia e conosciuta in tutto il mondo, è un grande onore. Tra l'altro è curioso perché la Fondazione Bufalino la istituì io come sindaco di Comiso già nel 1998-99, insomma, subito dopo insediatomi come sindaco di Comiso. Adesso ricoprirne il ruolo di presidente mi pare una cosa abbastanza singolare. Tocchiamo con questa domanda l'intimità dell'onorevole Pippo Di Giacomo. Pippo, Gesualdo Bufalino, lo hai conosciuto bene, ci hai lavorato fianco a fianco. Un tuo ricordo personale. Bufalino è un autore dallo spessore, a mio parere, internazionale, la cui dimensione non è stata ancora definita. Per noi è chiaro, soprattutto per l'attività incessante del comitato scientifico della Fondazione che è presieduto dal professor Nunzio Zago e che si avvale anche della presenza di illustri critici di dimensione nazionale come il professore Giuseppe Traina, il critico professore ordinario anch'egli Massimo Onofri. Quindi, insomma, l'operazione di Zago è un'operazione di grande respiro che ha dato una collocazione contro le mode dei tempi a Bufalino di autore di rilevanza internazionale. Viviamo un momento difficile. Questi sono giorni in cui le persone sono chiuse dentro le quattro mura di casa. Ti chiedo, Pippo, se ci puoi recitare una delle poesie di Gesualdo Bufalino. Sì, certo, ho conosciuto bene Gesualdo Bufalino, è stato un amico di famiglia molto caro. È stato un legame profondissimo con mio padre, con mia madre e poi anche con me, certamente. Mi piace ricordare di lui però un aspetto che non che sia stato dimenticato, tant'è vero che c'è una pubblicazione, speriamo di poterla consegnare, diciamo, al popolo
di coloro che amano Gesualdo Bufalino, sugli Elzeviri, ed è appunto questo, dicevo, l'aspetto che mi piace ricordare con più simpatia del caro Dino, cioè lui era un uomo brillante, caustico e anche molto divertente, sebbene debba buona parte della sua gloria letteraria all'aspetto invece funebre, luttuoso, insomma, della sua scrittura. Però era un aspetto delizioso del mio caro amico. Ringrazio Pippo Di Giacomo, Piero Giunta per Radio Dimensione Musica.